Ben ritrovati a tutti voi da parte di Giuseppe Capuano. Penultima giornata del girone di andata, il Meta Formia Basketball incontra il Frassati Ciampino. Uno scontro di altissima classifica, il Frassati è terzo a 20 punti, il Meta quinto a 16. Praticamente uno scontro importante per la squadra formiana. Novità, da tantissimi anni non c'è più Gianni Di Rocco lì sulla panchina del Meta Formia Basketball, bensì c'è adesso Ciro Cardinale, ex Isernia, ex Venafro, un coach che lavora spesso con i giovani e sa lavorare con i giovani. Questo è quello che ha cercato il Meta Formia per il post Gianni Di Rocco. Le immagini dell'esterna 2 guidata da Tiziana Palombi, già sul campo ci presentano i due arbitri, il signor Alessandro Fornaro di Mentana e il signor Alessio Paccari di Cerveteri. Iniziamo a conoscere i due roster, la squadra ospite col numero 0 per Claudio Di Bello, 2 Luca Pichin, Lorenzo Pichin, 6 Luigi Danaro, 8 Maurizio Gabrieli, 10 Andrea Moscianese, 11 Piero Mariani, 19 Stefano Cecchetti, 20 Bruno Spizzichini, 23 Luca Camillucci e 25 Dario De Marzi, agli ordini del signor Francesco Casadio. Dall'altra parte risponde il Meta col numero 0 Giorgio Di Rocco, 6 Francesco Piacota, 7 Aldo Marziali, 12 Matteo Norbedo, 15 Giovanni Lamura, 17 Gonzalez Pers della Blanca, col 24 Antonio Massaro, 33 Lucio Gattesco, 40 Silvio De Pippo, allenati da coach Ciro Cardinale. Manca Ariel Rodriguez, disponibile quest'oggi. Sarà una bellissima gara sicuramente tra le due formazioni che cercheranno questi due punti per portarsi nella parte alta della classifica in maniera convincente. Perché no, potrebbe anche essere una partita di playoff questa tra le due formazioni. I Frassati è una squadra neopromossa, ma che nulla ha nel DNA di una squadra neopromossa, visto che porta il nome anche del glorioso Ciampino, squadra che ha disputato spesso e volentieri i campionati nazionali. Un po' caduta in disgrazia negli ultimi anni, ma ci sono tanti ex Frascati tra le fila del Frassati. Bisogna sottovalutare uomini come Moscianese, Cecchetti, Spizzichini, Camillucci, sono comunque giocatori di categoria C-Gold. Tutto pronto per i primi 10 minuti con palla a 2. Attendiamo i quintetti iniziali tra le due formazioni. Ci sarà sicuramente Cecchetti, che ha già tolto la canotta. Abbiamo ancora un minuto, allora possiamo tranquillamente dilungarci. È un Meta che è uscito sconfitto nella finale di Coppa Lazio contro il Petriana, secondo anno che il Meta deve fare capolino, anzi caporetto, in questa finale. Lo scorso anno perse contro la Tiber in finale di Coppa Lazio, quest'anno è arrivata la sconfitta contro il Petriana. Petriana che però è stato battuto dallo stesso Meta in campionato nell'ultima giornata dell'anno solare 2017. Sulla panca c'era Santoro. Si è aperta un po' l'era post Gianni Di Rocco, Gianni Di Rocco che però resta in società del Meta, ma si è fatto un po' da parte, potremmo dire così, il padre di questa squadra. Ovviamente i progetti vanno avanti al di là degli uomini, e se riescono a farlo è proprio questo che li rende grandi. Cota, Norbedo, Lamura, De Pippo, Gattesco. No, Gattesco rimane in panchina, quindi in campo va Perez.
Cota, Norbedo, Perez, De Pippo e Lamura, questi cinque chiamati in campo per la squadra di casa, col numero 0 Di Bello, col numero 20 Spizzichini, tutto pronto per palla 2 che inizia in questo momento. Pallone che sarà gestito nel primo possesso dalla squadra di casa. Dovrà ripartire Cecchetti che completando il roster. Cecchetti, poi col 20 Spizzichini, col 0 Di Bello, mentre arrivano i primi punti. Si tratta di 3 punti per il Frassati. Con l'8 Gabrieli, e nel nostro faticoso completare il roster dobbiamo inserire anche il 10 della squadra ospite, che adesso va di nuovo a referto. Si tratta di Moscianese, Di Bello, Gabrielli, Moscianese, Cecchetti e Spizzichini, quando già siamo sul 5-0 al 9:02. Norbedo per Cota. Cota nasconde il pallone a Gabrielli. Perez, il suo gancio, porta 2 punti, 1-2 per Formia. Passaggio in avanti per Cecchetti, che nasconde il pallone alla mura. Va Cecchetti per Spizzichini, attacca Perez. C'è il fallo chiamato per il meta, primo fallo di Perez. Il pallone che potrà ripartire allora per la squadra ospite, già in avanti. Di Bello allarga per il tiro da parte di Di Bello, ferro, poi sfera fuori. Ripartenza che sarà targata meta. Norbedo, il primo pallone giocato, possiamo dire così, con calma, dopo un inizio abbastanza frettoloso per le due squadre. Lamura avanti per Perez, prova a girarsi Perez, l'appoggio fuori, Norbedo prova l'accelerazione, si libera per il tiro, perfetto in questo tentativo, non la fare per lui. Allora può tranquillamente prendersi la sfera Gabrielli, largare in avanti per Spizzichini, che si ferma, preferisce ragionare sull'esterno della campana. In avanti il pallone per Di Bello, che taglia ottimamente fuori l'avversario, poi Lamura insieme a De Pippo riescono a liberare. Norbedo di qua per Cota, il taglio per De Pippo, penetrazione De Pippo, il gancio fuori per Cota, che prova a entrare ma fa densità in questo frangente il Frassati. Ma può ripartire la squadra del Frassati in maglia blu. Moscianese, l'appoggio su Spizzichini, davanti a cercare Cecchetti. Gabrielli, penetrazione e fallo subito per lui. Fallo di Cota, primo fallo anche per lui. Allora Gabrielli era lì pronto a cercare la realizzazione, la possibilità di prendersi 2 punti errate. Primo libero a disposizione, pallone dentro, sale a 6 Frassati. Seconda possibilità per la squadra ospite. Belli fa 2 su 2, si riparte con il pallone di Laura Norbedo. L'apertura verso Cota, cerca la penetrazione Cota, non c'è passi per lui. De Pippo larga il gancio, questa volta trova i 2 punti. De Pippo 4-7, Frassati che però ha dimostrato subito di poter gestire la partita. Gabrielli, passaggi davanti per Di Bello, direzione Di Bello, porta passaggio la mura, poi c'è il controllo da parte di Moscianese. Moscianese, la penetrazione, bisogna tirare. Va Gabrielli, va al tiro quasi sulla sirena, il ferro, consegna il pallone a Norbedo, poi Cota prova a tagliare, tutto è chiuso per Cota, gioco di prestigio però per lui, porta a casa 2 punti che portano praticamente quasi a ridosso del Frassati in meta. Passaggio fuori, Spizzichini cerca la tripla, servito su questo tiro, anzi no, solo da 2, non da 10, il pallone di Spizzichini. Cota
già dall'altra parte per De Pippo, cerca questa volta lui la tripla, il ferro nega tutto e poi arriva il fallo di Spizzichini. Si arrabbia coach Casadio, giovanissimo il coach del Frassati, Frassati che lo scorso anno vinse a mani basse il proprio girone di C Silver. Tanto Norbedo, tutto chiuso, riesce a tirare il ferro e poi la correzione volante di Perez porta 8 il meta. La partenza di Di Bello deve frenarsi nell'impeto, poi Spizzichini si gira, Cecchetti che subisce fallo, fallo su Cecchetti, mentre è già 4-3 falli il meta contro uno solo del Frassati. E allora Cardinale chiama tutti in panca per i suoi 8-9, 5-41 dice il cronometro. Momento non difficilissima la gestione del duo arbitrale questa gara, abbastanza pulito e regolare il gioco delle due formazioni. Cardinale a spiegare ai suoi cosa vuole e i movimenti da attuare. Sicuramente è un meta poco preciso per quanto riguarda il lungo perimetro. Tornare in campo, terminato il time out. C'è un giocatore che arriva in ritardo, quindi si procede alla consegna dei documenti, riconoscimento volante. Era comunque indistinta. Cecchetti potrà giocarla. Questi liberi, primo tiro che si insacca per Cecchetti, seconda possibilità sempre per il numero 19 della squadra ospite. Ferro e poi il pallone dentro, 2-2, si ricomincia a giocare, 8-11. Piatto di Camillucci, giocatore arrivato in ritardo, ha subito un lutto in settimana, perso grave lutto in famiglia, vogliamo dire così, quindi normale il suo ritardo, ma comunque è voluto esserci per questa gara. Coscianese prova la penetrazione, impatta su Perez, va il Frassati a ragionare, Cecchetti lo accompagna quasi, Coscianese servito adesso in mezzo il rimorchio per Gabrieli, e qui una bellissima l'azione del Frassati che mette dentro quando mancano 5 tondi. Norbedo, però l'arbitro blocca tutto, ha visto un fallo da parte di Gabrieli. Potrà giocarla al lato la squadra di casa con Lamura. Un ritorno di Lamura in casa meta quest'anno. Lui che sempre giocato nella Fabiani, lo scorso anno ha incontrato i Frassati proprio con il La Serapo, La Serapo Basket Gaeta, fuori Cota, dentro Di Rocco. Campo allora Giorgio Di Rocco, quando siamo sull'8-13. Quello che parte per Di Bello, Bello su Di Rocco, porta a passeggio la palla il duo 0-0. Moscianese, Spizzichini,
però la federazione si appoggia su Cecchetti. Va Cecchetti, il tiro, il ferro, non è che esce Norvedo, il lancio in avanti De Pippo, sceglie bene l'attimo per la giocata, manda a far fallo un avversario e poi appoggia dentro già dall'altra parte di Bello. Primo quarto che sta scivolando via, Cecchetti, penetrazione e qui la Mura va a terra, guadagna il fallo di sfondo la Mura, questa avanzata di Cecchetti. Sarà Norvedo allora a giocare il pallone, Norvedo in battuta, dai vai con Perez, Norvedo velocità, non riesce a correggere, neanche di Pippo riesce a correggere, non la fare allora Gabriele, già dall'altra parte, appoggia dietro Cecchetti, dai e vai tra i due, cercare Moscenese, giro palla con lo Spizzichini, Valex Vissanova, non riesce a servire il compagno, pronto ad entrare Gattesco, fuori Perez, dentro Gattesco, a 3 e 44 da giocare, Gabrieli mette in movimento il pallone per Spizzichini, allarga per Di Bello, panoramico verso Gabrieli, punta il canestro Gabrieli, impatta dietro, sopportando i due avversari a farfalle, allora Cecchetti cerca la tripla sulla sirena, la trova, 10-16, Dirocco per Norvedo, ancora per Dirocco, Gattesco, brutta falla difensiva, dobbiamo dire così, in meta in questo caso, Spizzichini, fra a terra la Mura, nulla da fare, Gabrieli, ottimo rimbalzo, fuori per Moscianese, vai e vai per Cecchetti, la Mura si prende il pallone, serve Norvedo, di qua verso Dirocco, 2.50 il taglio, pallone fuori, ultimo tocco del meta, quindi l'arbitro blocca tutto, esce Norvedo, claudicante, problemi per lui, deve rientrare Cota quasi volando, problemi probabilmente una caviglia per Norvedo, pallone che ricomincia a girare con Di Bello, esce la Mura su di lui, sta già avanti per Cecchetti, prova a chiuderlo di Rocco, Di Bello penetra bene, si prende l'imbalzo Gattesco, ma Di Bello praticamente glielo strappa via, ora può gestire i Frassati, Frassati che comunque è un ottimo gioco, Spizzichini tiro dalla distanza, nulla da fare, è stato De Marzi a tirare, l'arbitro blocca tutto, però c'è rimasto un giocatore a terra, si tratta di Perez, anzi no, De Pippo, arriva a recuperarlo coach Cardinali, 10-16 il punteggio, con 2.14 da giocare, questo è il tabellone, ma praticamente molto più convincente il Frassati fin qui questo inizio di gara, si alza De Pippo, no non è De Pippo, è Perez, si somigliano moltissimi i due, almeno per noi qui sulla tribuna, dentro De Pippo e fuori Perez, c'è anche Norvedo ai box, praticamente due uomini out per la squadra di casa, pallone che ricomincia a girare, penetrazione poi fuori per Spizzichini, giro palla per Moscianese, prova a entrare Moscianese, poggia dietro Spizzichini, Cecchetti manda vuoto un avversario, Di Bello va al tiro, la squadra ospite e
trova a due punti, 10-18, prova a prendere il largo il Frassati, non trova la tripla neanche su questo tiro. Squadra di casa, Spizzichini prova a salutare Gattesco, vede ritornare sopra i passi Cecchetti, Di Bello taglia come il burro la difesa in questo caso. 10-20, 1 minuto e 30. Cota per Dirocco, più 10 Frassati, che praticamente nelle ultime tre azioni ha solo segnato. Tiro di De Pippo, Ferro, e qui c'è il fallo sotto di Gattesco. Blocca il cronometro con il 14 il direttore di gara, mentre ci sarà il cambio. Fuori il 10, dentro l'11, Mariani in campo, Moscianesi in panca, mentre è entrato anche De Marzi prima. Abbiamo già visto impegnato al posto di Gabrieli. Riparte la squadra ospite del Frassati. Di Bello per Spizzichini. Va il tiro da tre Spizzichini. Un'altra tripla pesante. 10-23, a meno di un minuto. Dirocco per Cota. La Cota, anzi Dirocco a portare a passeggio la sfera. De Pippo taglia per Lamura. Arriva il blocco di Gattesco. Lamura si perde un attimo il pallone. Poi la reazione di Cota. Subisce fallo Cota. Al momento del tiro avrà due liberi allora per cercare di completare il tentativo di realizzazione quando mancano 38 secondi alla chiusura del primo periodo. Primo tiro di Cota dentro il pallone per lui. Seconda possibilità. Due su due per Cota. Può ripartire il cronometro. Di Bello avanti per l'appoggio sul... Ne è entrato Mariani. De Marzi all'indietro per Di Bello, accelerazione, Mariani si ferma, ragiona ancora dietro su Di Bello, un Frassati che impegna tutto il tempo possibile per gestire l'azione. Di Pippo per Cota, 10 secondi, la Cota, la sua penetrazione, il tiro, subisce un altro fallo, fase ascensionale, questa volta da parte di Cecchetti, e trova altri due liberi. Cota che può praticamente prendersi 4 punti a rate in questo caso. Norbedo e Perez ancora fermi. Tiro di Cota, primo pallone dentro, seconda possibilità per lui. Porta di nuovo a meno 10 in meta. Scatturizza il meno 9. Pallone che riparte in velocità, soli 4 secondi Frassati per tirare, Cecchetti va al tiro, il Ferro nulla da fare. Primo quarto che si chiude 14-23 con un Frassati che sta dimostrando veramente ottime cose. In campo le due squadre per il secondo periodo. Gattesco, Cota, Dirocco, Lamura, De Pippo in campo per la squadra di casa, De Marzi, Gabrieli, Mariani, Moscianese e Spizzichini. Cominciano i secondi 10 minuti, un 14-23 del primo quarto destinato a cambiare sicuramente. Bisogna solo vedere però l'andamento e l'inerzia di questa gara. Pallone messo fuori, lo arpiona Cota, non ci sono danni per il giocatore. Cota va al tiro, un po' in difficoltà in questo caso Spizzichini, riesce ad uscire. De Marzi già dall'altra parte, larga per Gabrieli. Frassati non si perde mai d'animo, anzi cerca di giocare qualsiasi pallone, anche il più improbabile. Poi in avanti per Mariani, si gira, manda a vuoto, poi Moscianese, Ferro, ancora Mariani, però lì a prendersi in rimbalzo il pallone, però è terminato fuori, l'aveva recuperato Cota.
però è rimasto lì piegato in due. Corpo al ventre per Kota. Vado a ripartire Gattesco con questa sfera. Mentre è ancora piegato Kota, non si è ripreso al 100%. Non è proprio per lo stesso Kota, che adesso sembra non avere più problemi. Giorgio Di Rocco. Kota avanti per Gattesco, bisogna tirare. De Pippo si è alzato, intanto Norvedo si è rialzato, anche Perez. Tanto arrivano i due punti. Da ripartire Gabrieli, passaggio avanti per Spizzichini. Qui bravo Gattesco, ruba un ottimo pallone, può far avanzare Kota, ha visto la mura, libero per il tiro da tre. Si insacca la sfera e allora immediatamente chiama il time out a Casalio, perché siamo sul 16-23, anzi 19-23, 8-27 da giocare. Ha avuto una pilla abbastanza convincente in questo secondo quarto il Meta, che ha lasciato a 23 la squadra ospite, ma praticamente ne ha messi a segno 5, mettendo una buona inerzia in questo caso. Si fa sentire coach Cardinale. Approfittano i giocatori un po' per recuperare anche le forze. Basket è questo, dai e vai, veloce, ti scarichi e ti ricarichi praticamente con brevi soste in panchina. Si torna in campo, terminato il time out. Senta Camillucci, appena arrivato, entra in campo, terminate le operazioni warm up. Gabelli proprio per Camillucci, la Camillucci penetra e scarica, nulla a fare per lui. Kota per Di Rocco, verticale per la mura, cercare Kota, avanti per Gattesco, si gira Gattesco, proprio lì della guardia di Moscianese, poi là sotto la mura si prende un fallo importante, perché può andare dalla linea dei liberi per due tiri. Che potrebbero ricucire ancora di più il gap, portando a 21 la squadra di casa. Nulla a fare però per la mura, il primo tiro impatta sul ferro. Però è una possibilità. Gianni La Mura ne fa uno su due. Un pallone che riparte per Camillucci. Gabrieli si propone proprio De Marzi, la caccia del pallone, Kota sradica via, qui praticamente lo abbatte De Marzi. Arriva il cambio, parte di Casadio, va fuori De Marzi, torna in campo al numero 0 Di Bello, fallo numero 3 per De Marzi. Era scappato via Kota, pallone che si insacca per lui, sale a 21 in meta. Secondo tiro di Kota, seconda cambiale di scossa e palla al lato da giocare con De Pippo. De Pippo per Gattesco, le consegnate a Di Rocco, non ci sono compagni nei pressi, allora Di Rocco deve inventare qualcosa da solo. Arriva Kota a rimorchio, in avanti a cercare la mura, si fa spazio la mura, poi il pallone è perso con il tocco verso Mariani, è pronta a rientrare Perez, sembra aver ripreso la forma. Camillucci, penetrazione, tiro, appoggia dentro
si allontana il meta. Allora i Frassati, 7-15 da giocare, 22-25, è arrivato sotto di uno il meta. Cota, non ci sono falli, lasciano continuare i due direttori di gara. Poi Gabrielli si prende il pallone, lancia in avanti Moscianese, qui bravo Gattesco, si intromette ma di bello, conquista un ottimo rimbalzo. 6-50 De Pippo. Cota pronta ad entrare anche Norvedo. Gattesco per Di Rocco, però Gattesco mentre è fermo praticamente Cota sull'uscio della linea del tiro da 3, sbaglia il tiro, rimbalzo però è preso del Frassati, lancia in avanti Moscianese, appoggia, non trova il canestro ma si riprende anche il pallone. Un po' fermo in difesa il meta, ma un po' fermo in tutti i sensi perché anche Cota lì davanti era fermo poc'anzi. La Cota già dall'altra parte, punta da solo, poi la Mura tira da 3, si insacca la solta, segna solo la Mura però da 3. Pallone che riparte, 25-27. Gabrielli, Camillucci, alla sparata fuori del Moscianese, il tiro e ancora una tripla. 25-30, quasi ripristinato il gap, adesso più 5 la squadra ospite, 5 minuti e 32. Di Rocco tira a lunga distanza, non lo premia, poi l'arbitro blocca tutto, ha visto un fallo da parte di Moscianese ai danni di Gattesco. Allora fuori la Mura, fuori Di Rocco, dentro Norvedo e Perez. Secondo fallo per Moscianese. Mentre esce, allora il fallo è di Gattesco, quindi secondo fallo di Gattesco, esce Gattesco, entra la Mura. E pallone che riparte, allora per il Frassati. Il fallo era in attacco, non in fase difensiva. Moscianese porta a cercare Gabrielli, tiro dalla distanza, questa volta è la Mura a prendersi il rimbalzo. Di Pippo già dall'altra parte, poggia per Perez, si ferma il tiro di Perez, spera che ci pensa due volte, poi alla fine accetta l'invito a insaccarsi. 27-30. Mariani, il gancio per Gabrielli, Camillucci, di qua per Di Bello. Perez, conquista un ottimo rimbalzo, poi di qua De Pippo tutto solo, tende una fase di gioco, poi Norvedo, suo tiro, non va a fare, riparte da Gabrielli. Passaggio verso Mariani e qui c'è il fallo da parte di Perez. Vorrà giocarla Gabrielli quando mancano 4:24 da giocare, 27:30. Camillucci, Gabrielli, non è gestito da lui, va in penetrazione, mette a segno due punti. Norvedo, gancio a cercare Cota, sotto per Perez, tiro, questa volta subisce fallo Perez. Buon il movimento del numero 17 di casa meta. Cosa del cambio, entra Spizzichini, va fuori Gabrielli. Buon numero di tifosi da parte del Frassati, ovviamente si legge Frassati ma squadra di Ciampino. Dentro il primo tiro di Metra, che si appresta a varcare la soglia dei 30 punti.
con questo secondo tiro sale a 29. Pallone che è già ripartito con Di Bello. Morbedo il passaggio per Moscianese, l'ex Frascati, serve Camillucci, cerca il passo doppio con Cota, reazione di Di Bello, impatta a muro, questa volta è la mura, anzi no, è Perez l'autore del fallo, primo fallo di Perez, e Di Bello può andare lì dai liberi, cercare di recuperare due punti. Cecchetti pronto ad entrare, intanto va fuori Moscianese, sta la carta di Casadio, tiro di Di Bello, Ferro non accetta la proposta, rimane a 32 la squadra ospite. Secondo tiro, questa volta c'è il canestro. Porta il pallone a passeggio Norbedo, accelerazione, tiro. Ferro, poi la correzione, non premia Perez, può far fallo qualcuno. Non c'è fallo secondo il direttore di gara. De Pippo, altro tiraccio. Sagra degli errori. Eh sì, è una sagra degli errori. Nessuno riesce a correggere dentro, sembrava quasi palla avvelenata. La metto io, la metti tu, la mette lui, alla fine non la mette nessuno però. Il tiro è ancora un pallone che non entra. 29-33 che persiste. Ancora un errore nel tiro. Pizzichini per Cecchetti, cerca la tripla, nulla da fare, i canestri adesso stanno scioperando. Norbedo taglia di qua per Cota, fallo su di lui. Fallo su Cota, Francesco Pio Cota guadagna una rimessa con 17 secondi a disposizione. La mura gioca sotto canestro, pallone che però viene giocato male, potremmo dire così, dal meta. Camillucci non ci pensa su due volte, non arriva nemmeno al ferro. Spizzichini recupera il rimbalzo, Cecchetti, Mariani sotto per Di Bello, si gira e tira, ancora un errore in fase di realizzazione. Norbedo si prende bene il pallone in qualche modo. De Pippo si ferma, cerca il varco per girarsi, un tiro che porta due punti da tantissimo tempo. Si era entrati in sciopero. 31-33, sotto di due il meta, che ha ricucito più volte il gap in questo secondo quarto. Di Bello, passaggio avanti del Moscianese. Cecchetti, Spizzichini, tiro da lunga distanza. Ferro calata un po' nei tiri la squadra ospite, poi c'è questo recupero del Frassati che mette a tu per tu Di Bello con il canestro, e per lui è un fallo più canestro, quindi possibile azione da 3 punti a 1.45 da giocare. Errore proprio in ripartenza che si paga caro. Pronto ad entrare Marziali, intanto fuori la mura, dentro Marziali. Spiega la mura con Cardinale, non poteva nulla però su quel pallone. La mura, però non è partito. Di Bello, Ferro, poi De Pippo si prende il rimbalzo, riparte Norbedo, passaggio verso De Pippo, si fa vedere Cota. De Pippo si perde un attimo la sfera, poi l'arbitro blocca tutto perché De Pippo ha allungato il pallone con i piedi. Si spegne l'azione offensiva. Riparte la squadra ospite
con Di Bello, tagliato fuori Perez da Cecchetti, poi il tiro di Mariani, Ferro, poi Perez in qualche modo riesce a intervenire, ma Spizzichini più presto di tutti si prende l'imbalzo sotto Camillucci, non riesce a insaccare Cota, passaggio dall'altra parte per Norbedo, attacca Norbedo il canestro, non riesce a penetrare anche grazie a un fallo, Fassati lo ferma. Allora Norbedo si presenta lì dalla linea dei liberi, solo 4 cambi in panca per il Meta, vista anche l'assenza di Rodriguez. Primo tiro di Norbedo, pallone dentro, 32-35, seconda possibilità quando siamo a minuto 0-4 dal riposo lungo, ci saranno 10 minuti di sosta, fa 2 su 2 Norbedo, pallone che è già ripartito, a meno 2 in Meta, che adesso vede di nuovo Camillucci, stoppa tutto, direttore di gara, fallo da parte di Camillucci, pronto ad entrare Moscianese, va fuori Cecchetti, quando mancano 53 secondi, ottima l'azione di De Pippo, pallone che riparte, Cota, Perez, passaggio per Norbedo, va in penetrazione Norbedo, non riesce ad appianare le cose, poi il tiro e ci pensa Perez a mettere le cose in pari, 35 a 35, 30 secondi tratta da Norbedo, non riesce a intervenire sul pallone di Di Bello, Moscianese, le prese con Perez, si libera Spizzichini contro Marziali, Camillucci, la sua penetrazione scarica fuori per Moscianese che tenta la tripla, non la fare, Cota si ferma, 10 secondi a disposizione, prova ad attaccare, il blocco da parte di Perez, Cota potrebbe addirittura chiudere in avanti la squadra ospite, un secondo, fallo di Perez in attacco, fallo di Perez in attacco quando c'è un secondo a disposizione, ma pallone che probabilmente non ripartirà, ma tutti in panca, spende il time out Casadio anche per recuperare metri a pallone fermo, 35 a 35, c'è solamente un secondo a disposizione prima del riposo, anche se qualcuno sta vendendo le vacanze anticipate da questo secondo di gioco. Finito il time out, non so quanto si possa giocare francamente con questo secondo a disposizione, rimane in attacco il Meta, Moscianese per Camillucci, il tiro che non porta a nulla, si chiude il secondo quarto, 35 pari tra le due formazioni, se pensiamo che sia partito sul 14 a 23, il Meta ha giocato un ottimo secondo quarto. A ricominciare,
Pallone è già andato. La mura di Rocco, Norbedo, De Pippo e Perez in campo per la squadra di casa. Questo pallone che si perde, Norbedo esce un tiraccio da dimenticare. Cecchetti, Spizzichini, Moscianese, Gabriele Di Bello, mentre arriva questa tripla che punisce il meta. Sale a 38 la squadra di Frassati. Dopo allarga per Norbedo, spostamento sotto da parte di Perez, sacca due punti Perez. 37 a 38, a 9-10 da giocare. Di Bello per Moscianese, va Moscianese a cercare di penetrare sulla mura, subisce fallo. Pallone che sarà da giocare allora per i Frassati. La mura, paletta numero 3, terzo fallo. Assente Rodriguez, panchina corta, allora va dentro e Attesco, va fuori Perez, mentre Rodriguez è squalificato, inibito fino a venerdì all'attività agonistica. Potrà tornare in campo nella prossima trasferta a Grottaferrata, mentre la squadra ospite del Frassati se la vedrà con Lazio. Tanto c'è quest'altra tripla di Cecchetti, sale a 41 Frassati e comincia a mettere distanza. Adesso 4 punti. Norbedo per Piattesco. Di Pippo cerca il varco per girarsi, riesce a correggere comunque Piattesco. 39-41. Gabrieli, c'è il blocco di Moscianese. Gabrieli porta a spasso, vorremmo dire così, Norbedo. Cecchetti avanti per Di Bello, il tiro. Norbedo riparte lui, si gira bene Norbedo, qui fa un'ottima cosa, va Di Rocco che perde forse qualche secondo per scagliare la tripla. Norbedo aveva fatto un ottimo gioco. Moscianese scarica fuori per Di Bello, poi Cecchetti pulito dal lungo perimetro spesso e volentieri, squadra formiana. Moscianese per Spizzichini e qui scade il tempo. Allora, Cardinali applaude i suoi. ...7.36 da giocare. Norbedo, possesso di palla per lui, va Norbedo, passaggio in avanti per la mura, scarico fuori per Di Rocco, poi la mura, ancora un tiro a lunga distanza, non da fare. Di Bello si perde per un attimo il pallone sull'attacco di Norbedo, passaggio a cercare Gabrieli. Moscianese, finta di tiro, poi la penetrazione di Moscianese, tutto chiuso. Esce un tiro sbagliato, può ripartire Gattesco, murato però, palla fuori. Potrà giocarla De Pippo. Però è già ripartito per Norbedo. Larga per Di Rocco. Gattesco sotto per la mura, subisce fallo la mura, non trova però il canestro. 39-41, falle di Spizzichini. Secondo fallo di Bruno Spizzichini, ex Frascati. ...40-41, la possibilità di rimettere in pari la mura, vediamo se ci riesce, nulla da fare, il pallone è sputato via. Si riparte a giocare allora con Di Bello, che nasconde il pallone praticamente a Di Rocco. Passaggio a cercare Spizzichini. Cecchetti blocco a favore di Spizzichini. Passaggio in avanti Di Bello, poi si ritorna a Moscianese, va al tiro Moscianese e si becca un bel fallo più canestro Moscianese su un tiro da 3.
possibilità di azione da 4 per Moscianese, terzo fallo per il giocatore del Meta. Tiro di Moscianese dentro il suo pallone, già ripartito il pallone, 40-45, praticamente da che si poteva impattare sul pareggio. Adesso di nuovo un gap di 5, squadra di Cardinale. Ecco, l'arbitro blocca tutto perché c'è un fallo, fallo su Gattesco. Ma è un attacco in meta. Cecchetti non è convinto, va a chiacchierare con Gattesco. Prende il battuto alla mura. Gattesco lascia il pallone per Di Rocco. Pallone per Gattesco sotto, prova a lottare. Prese con Moscianese, si alzano un po' i toni. Norbedo. Pallone è conteso il direttore di gara. Norbedo ha cercato di tenerlo in movimento. Asciugare il parquet, 6 minuti e 0-3, 40-45. Qui Gattesco viene preso in un mini briefing sia lui che il coach Cardinale dai due direttori di gara. Battere Spizzichini questo pallone. Spera che ricomincia ora il suo cammino Gabelli, la mette sulla velocità, prova a penetrare, fuori per Moscianese, si è allargato bene il gioco con Di Bello, chiude Gattesco, allora può ripartire la squadra di casa, sotto per Norbedo che può solo appoggiare dentro. 5-43, Moscianese, passaggio per Gabelli, prova a puntare, poi Norbedo recupera un altro pallone importante, qui Gabelli commette fallo, si arrabbia Casadio mentre va fuori Di Rocco, entra Cota, secondo fallo per Gabelli, quarto che si è aperto su 35 pari, siamo quasi al giro di boa. Pallone ripartito, Cota vedo, non lo vede, preferisce giocarsela, poi Gattesco, la mura, c'è il blocco, la Cota, 10 secondi a disposizione, prova a circonnavigare Cecchetti, sotto per la mura, si gira e tira la mura, cassa due punti la mura, 5-0-7, 44-45. Quasi una molla tra le due formazioni in questa parte di partita. Di Bello a portare a passeggio avversari, Cecchetti taglia di qua il Moscianese, veloce per Gabrielli, reazione De Pippo, si prende la sfera già dall'altra parte, lo attacca Spizzichini, ma De Pippo mette la freccia per il meta, 46-45, porta la carta Camillucci. Pallone messo fuori da Moscianese e qui accende le quattro frecce infrassati e Casadio immediatamente chiama i suoi in panca per ragionare per un time out, soprattutto mettere un po' giù schemi e tranquillità. Non sono ancora entrati né Pichin né Danaro per la squadra ospite, sembra avere anche in questo caso le sostituzioni contate. Dall'altra parte solo Antonio Massaro non è ancora sceso in campo. ...46-45... per la prima volta il Meta riesce a mettere avanti il muso.
4:25 da giocare in questo terzo periodo della partita. Guardate adesso la panca del Frassati. De Pippo a giocarla. Riparte con Gattesco. Morbedo. Scianese su Cota. Asilo Tampo, anzi Camillucci su Cota. Qui arriva la chiamata del fallo, anche perché i due erano entrati a contatto già più volte. Sembra avere problemi comunque Cota, non al 100%. De Pippo pronto a giocare questo pallone, a riavviare l'azione con Norbedo, servito a Norbedo, serve per Cota. Tentativo di blocco da parte di Gattesco. Cota va alla mura, il tiro, altri tre punti che fa sobbalzare il pubblico, anche perché arrivano sul suono della sirena dei 24 secondi. 49-45, un ottimo terzo quarto della squadra formiana, mentre Camillucci mette giù un arco che porta i tre punti. 49-48, di nuovo a rimorchio le due squadre. Norbedo si ferma, esce un tiro abbastanza anomalo, Gattesco impatta, Cecchetti già dall'altra parte per rimettere il punto sul passo. 50-49, ma per gli ospiti questa volta. Cecchetti già dall'altra parte su De Pippo. Cota quasi da casa, Ferro, poi Gattesco, si prende un fallo più canestro. Canestro valido e fallo su Lucio Gattesco. Messo fallo moscianese quando manca 3:08 da giocare. Gattesco è lì dalla linea dei liberi, dove il cambio va dentro il numero 11 Mariani, va fuori moscianese. Gattesco ha la possibilità di allungare ancora le distanze con il secondo punto in più. Segna Gattesco, quindi si riparte con il pallone per la squadra ospite. Di Bello per Cecchetti, in azione di Cecchetti, poggia fuori per Camillucci. Camillucci prova a salutare via Cota, il gancio è che Gattesco anticipa secco Cecchetti. Poi De Pippo si va a vedere il pallone e poi appoggia dentro. 54-50, 2:42, più 4 del meta. Cota contro Di Bello, Mariani, Cecchetti, Spizzichini, giro palla adesso della squadra ospite sotto del Mariani. Allora messo fuori da Mariani che cercava Cecchetti, nulla da fare. Norbedo chiama compagno a sostegno, appoggia sulla mura, va Norbedo, il tentativo di avanzata, poi si ferma Gattesco e qui pallavolistico Spizzichini, riesce a intervenire sulla sfera, recupera un grandissimo pallone, poi forse un'infrazione del palleggio, pallone per Cecchetti, esce un tiraccio, poi Spizzichini conquista il rimbalzo. Non è stata fortissima nei rimbalzi in meta questa sera. De Pippo recupera un rimbalzo importante in questo caso, il passaggio verso Cota, va Cota, tiro a distanza. 57 meta, 50 Frassati. Riparte il numero 0 Di Bello, 1:30 da giocare prima dell'ultimo quarto. Camillucci appoggia per Mariani,
La larga per Spizzichini, poi Cecchetti tira a lunga distanza, altra tripla per Cecchetti, un vero, vero cecchino, altro che Cecchetti. Cota, penetrazione, tiro, Ferro mette fallo, poi Cota. Cecchetti intanto ha qualcosa da dire al direttore di gara. Rimessa da giocare allora per il Frassati con Camillucci. Battuta su Di Bello. Di Bello sul limitare del centrocampo. Spizzichini, lo marca anche Cardinale. Ancora Spizzichini e qui fallo. Fallo ai danni di Cota. Terzo fallo di Cota. Lo prende di peso Cardinale, lo allontana dal direttore di gara. Fallo tecnico. Entrerà Massaro, va fuori Cota. Qui viene chiamato in panca Cota. Si accende per il pubblico, ma alla fine è solo tanto rumore per nulla. 56 secondi, 57 a 53. Tutto ok, ma c'è un richiamo formale a Cota. Cecchetti potrà prendersi il tiro. Tranquillità, primo libro per Cecchetti che cerca di fare il vuoto mentale. Il Zacca, 54esimo punto, ancora una possibilità. Pallone che ritorna al lato per la squadra ospite. Intanto il muro del minuto. Camillucci lottano De Pippo e Cecchetti, passaggio, la mura non riesce a intervenire. Spizzichini, Mariani, tentativo di velocità, Spizzichini ancora fuori per il tiro che porta 3 punti e rimette in pari le cose. Adesso 57 pari. De Pippo cerca la tripla lui sul fine di tempo, il pallone cade comodo per Camillucci che prende e vola dall'altra parte. Taglia per Cecchetti, cerca la tripla Cecchetti e inzacca il sorpasso Cecchetti. Pallone già dall'altra parte, Norbedo cerca lui la tripla e contro pareggio quando il cronometro dice 0 nei secondi da giocare. Siamo sul 60 pari. Si era partiti sul 35 pari, ci aspetta un quarto tutto da sudare praticamente. In campo le due formazioni pronte a incominciare i 10 minuti finali del quarto periodo. Massaro, Norbedo, De Pippo, Perez e Lamura, questi 5 in campo per Formia. D'altra parte Spizzichini, Di Bello, Camillucci, Cecchetti e Mariani. Massaro in mezzo da De Pippo, qui c'è una cintura abbastanza vistosa da parte di Mariani. Allora potrà giocarla la Mura quando siamo a 9.49. Ma la Mura la consegna a Massaro, non riesce a metterla dentro Massaro. Pallone però ancora da giocare, 11 secondi. La Lamura a giocarsi di nuovo il pallone, stavolta verso De Pippo. Passaggio verso Norbedo, c'è Perez che chiede il pallone lì davanti. Tiro di Norbedo, primi 2 punti di questo quarto per Formia. 9.32,
62-60 di bello Cannellucci. Passaggio per Spizzichini, ma Spizzichini non riesce a giocarla sul traverso. Allora Cecchetti, pallone che finisce fuori, ma c'è il fallo da parte di Mariani nel controllo di Perez. Verrà il cambio, dentro Moscianese, fuori Cecchetti. 9-11 a giocare, 62-60, secondo fallo di Mariani, quindi nessun pericolo al momento per lui. Con Di Norbedo, arriva il tiro ma c'è un fallo da parte del numero 0 ospite Di Bello. Incredulo Di Bello. La battuta già effettuata dalla Mura. Avanti a cercare Perez, tutto chiuso, appoggia fuori per De Pippo. De Pippo va a passeggio con Moscianese, il tiro è impreciso. Mariani può tranquillamente fermare il pallone, gestire la sfera, ripartire con, Di Bello. Moscianese semina Perez, va al tiro impreciso in questo frangente. Perez si prende un ottimo rimbalzo. Norbedo, la penetrazione, scarica fuori per De Pippo, si propone la Mura fuori, qui commette fallo di sfondo Spizzichini, no, fallo in difesa di Spizzichini. Fuori Massaro, dentro Di Rocco, terzo fallo di Spizzichini. Per attaccare ancora Formia, 8-24, 62-60, c'è una chiazza di bagnato, bisogna asciugare il parquet. Pronta la carta Gabrieli. Contromossa, si chiama Lucio Gattesco. Allora, fuori Di Bello, dentro Gabrieli, fuori De Pippo per Gattesco. Cronometro ancora fermo, ovviamente anche il punteggio è ancora fermo sul 62-60. Siamo partiti sul 60 pari, si è giocato pochissimo però Il tiro di Norbedo, palla che impatta a ferro, poi Gattesco non riesce a prendersi il pallone. Spizzichini già dall'altra parte a chiamare Mariani, l'appoggio per Moscianese. Cannellucci, il tiro per lui vale 3 punti. Contro sorpasso, subito sfera giocata da Di Rocco. 62, non c'è sorpasso, il tiro è da 2 punti. Gattesco mette sotto per Perez, uno dei più ispirati del Formia quest'oggi. Va Norbedo, dentro questa volta il pallone, sempre da 2, 64-62. Moscianese, Spizzichini, arriva rimorchio Cannellucci, ingabbiato. Moscianese sceglie la mattonella, prova la tripla, questa volta è contro sul passo. 64-65, bravo Moscianese, che praticamente ha fatto un balzo indietro, ha varcato la linea e ha tirato. Gattesco sbaglia questo libero in movimento. Gabrieli già dall'altra parte. Moscianese prova a seminare la Mura. Gabrieli in possesso palla, ma Gabrieli, e qui c'è lo stoppone da parte di Perez che blocca il cronometro a 7-0-1, soprattutto blocca il tentativo spassati verso il canestro. Pallone che ripartirà con la squadra ospite. Spizzichini, possesso palla che premia poi Cannellucci. Cannellucci allora proprio per Spizzichini, cerca la tripla Spizzichini sul ferro, ma è lui a prendersi per un attimo il rimbalzo, poi non riesce ad appoggiare su Marziali, su Mariani scusate. Norbedo finta, appoggio sotto per Gattesco, il gancio che quasi finisce in tribuna da parte di Gattesco. Non poteva arrivarci assolutamente la Mura.
già ripartito, pronto ad entrare Cota, l'ha richiamato in campo Cardinale. Il gancio per Mariani, va fuori Perez, l'appoggio sotto per Moscianese, vale due punti, 67-64, allontana adesso il meta la squadra di Casadio. Norbedo vuole il movimento, appoggio sulla mura, il tiro di Lamura, Ferro, no, bravissimo Norbedo in questo caso, grazie a prendere l'imbalzo di Rocco, ancora sulla mura, penetrazione questa volta di Lamura, c'era di Rocco dietro, non visto, e qui esce un tiraccio da parte di Perez, poi Norbedo frana a terra, Gabelli già dall'altra parte, prova a appoggiare a canestro, è in possesso il meta, c'è un giocatore a terra, allora Perez ferma tutto, è rimasto a terra Norbedo, è intervenuto Lamura, Lamura ovviamente zio, amato Lamura, il dottore. Tanto a impattare di testa praticamente vicino a una delle protezioni. 5:46, si è rialzato Norbedo, nulla di grave, dentro Cota, e 46, sono tre i punti di divario tra le due formazioni, con Lamura che sarà pronto a battere per Di Rocco. Dai, vai, 3-2. Di Rocco avanti per Cota, possesso di Cota, poi Di Rocco, bisogna tirare sotto per Gattesco, terzo tempo, qui Mariani gli schiaccia il pallone ma era fuori Gattesco, quindi palla fuori dentro De Pippo, fuori Gattesco. Dentro Silvio De Pippo, che ha già ricominciato a cambiare di mano. Moscianese taglia nel campo i giocatori del Frassati con molta tranquillità. E qui Mariani, De Pippo in qualche modo, la sua spinta è regolare, sono il direttore di gara. Di Rocco si perde il pallone, Camillucci, poi sfera fuori. Ultimo tocco di Di Rocco e palla che sarà da giocare per il Frassati, pronto ad entrare Norbedo. Che 05 64 67, che persiste, è un quarto che è stato avaro di punti in questo frangente. Punto Gabrielli, raffredda un po' il pallone, la sua penetrazione, scarica fuori per Camillucci, il tiro questa volta è un'altra tripla pesante per la squadra ospite, che spinge a meno 6 i ragazzi di Cardinale. Passaggio in avanti Cardinale, che ha fatto ottime cose in Molise, dopo sia Venafro che Isernia, buone esperienze per lui anche in Serie B. Un ottimo lavoro sui giovani, ricordo una sua storica battuta a una mia domanda, gli dissi: coach, avete dei giocatori giovanissimi, diciamo che li state forgiando per il futuro. Lui mi rispose: sì, noi facciamo tutto questo lavoro, però bisogna vedere se poi mi restano questi giocatori che io ho formato, o mi resterà solo la soddisfazione di aver creato degli ottimi giocatori.
intanto dall'altra parte serie di errori, 67-70, 3:50 da giocare. Non è per Moscianetti, si gira, bisogna tirare qui il pallavolistico, lo scambio della Frassati che però non trova in maniera convincente il tiro con Gabrielli, anche se il giocatore si era liberato benissimo. Cota che non trova nemmeno la retina, sfera che si perde fuori. E allora time out chiamato da Cardinale, tutti in panca. ...3:26 da giocare, sono tanti, ma in questo momento nessuno sta segnando, perché praticamente 7 punti li ha messi la squadra del Meta, ne ha messi 10 solamente in questo quarto. La squadra ospite, e se nel primo quarto la proiezione faceva pensare a un eventuale 100, visto che avevamo girato a 14-23... poi il 35 pari, il 60 pari dei successivi due quarti lascia poco margine, soprattutto adesso che praticamente la gara è lì che si decide punto a punto e si segna in maniera poco frequente. Camillucci, Gabrielli, Spizzichini, Moscianese e Mariani, tutti in questo senso in verticale sul campo. Norbedo, Cota, Perez, De Pippo e Lamura. Tanto Gabrielli praticamente va quasi a dare del tuo al canestro. Aveva abbandonato Norbedo, qui aveva trovato un varco che lo ha portato a conquistare questi liberi. Liberi che potrebbero riportare a più 5 la squadra ospite. Primo libero dentro, seconda possibilità per i Frassati. Fa 2 su 2. Si parte a giocare con Norbedo. Fogna che adesso deve risalire la china, si prende il pallone Cota, viene incisivo al referto del solito, ma comunque ottimi movimenti per lui. Vediamo se è Gabrielli o Spizzichini. Gabrielli ha battuto Cota, terzo fallo di Rinaldi. Fanata a terra Cota, sembra avere problemi a un ginocchio. ...3:03... gara abbastanza frammentata, si è rialzato Cota, zoppicante. Dovrà uscire Cota, rientra Di Rocco, fa tirare Norbedo allora, anzi no, Di Rocco, giustamente il giocatore che ne prende il posto, è incaricato ad effettuare i liberi. Primo tiro di Rocco, non doveva fare, Ferro. Seconda possibilità e poi palla al lato. Giorgio Di Rocco, vediamo se è rotondo almeno a 68. Riesce nel proprio intento. Palla al lato per De Pippo. 3:03. Che diventano tre tondi in questo momento. De Pippo, pallone che alla fine arriva a Perez. Si gira Perez, il suo gancio. La virtù al canestro e insacca il 70-72. Mariani,
Difese con Perez, appoggio su Camillucci, ma Camillucci cerca il tiro da tre. Ferro, nulla da fare. De Pippo per Norbedo, taglia via Camillucci, bello il gioco di prestigio. La Mura, terzo tempo, pallone che resta lì, poi scivola fuori. Aveva forse un fallo la Mura, palla che rimane in attacco però per i Formiani. Pallone consegnato a Norbedo, De Pippo, Norbedo, ancora Perez, attenzione Norbedo, il gancio qui tagliato fuori, Perez dal controllo sul pallone, Spizzichini, poi gestito da lui, poi Gabrieli taglia fuori per un attimo Di Rocco, che deve arrivare un po' in affanno su questa sfera. Spizzichini prova l'accelerazione, spoggia su Camillucci, il tiro di Mariani dalla lunga distanza e anche lui piazza la tripla. Pallone per Di Rocco, Perez, Norbedo, va al tiro Norbedo, Ferro, nulla da fare, poi Perez non riesce ad agganciare. 5 punti di distacco tra le due formazioni quando il quarto ormai ha poco da dire, meno di 90 secondi. Mariani, vediamo se mette la pietra tombale, nulla da fare. Di Rocco subito a ripartire dall'altra parte, la Mura porta a passeggio Spizzichini, va Di Rocco, allarga per De Pippo, cerca la tripla De Pippo, il Ferro, Norbedo non riesce a intervenire. Moscianese chiama la calma, 1:08. Gabrieli, gara che entra in una fase praticamente di poca chiarezza. Il meta ha tutta l'intenzione per velocizzare, Gabrieli invece vuole scaricare il cronometro il più possibile, perché no, trovare i punti come fa adesso Mariani sul Sirena. 48 secondi, 70-77. È pesante il doppio canestro di Mariani, che su due tiri ha fatto 5 punti. I 48 secondi possono durare un bel po', ma giustamente bisogna anche saperseli giocare. Qui Cardinale si fa sentire dai suoi, è stata comunque una gara bella tirata tra le due formazioni. Nessuna delle due squadre ha demeritato. Già finito il time out per meta, si trattiene un altro po' i Frassati. La giocherà in avanti Norbedo. Si attende l'ok per ricominciare, ma c'è un pezzo di parquet sporco, un po' di umido. Quanto non al 100%, lo dimostra con questo passo incerto. Si ricomincia. Norbedo per il passaggio, pallavolistico con Perez. Pallone che riparte, Cota, lo schema, porta lui al tiro, tiro da tre che però non premia il meta, la Mura. Palla fuori però, palla fuori per la Mura, e allora Spizzichini può riprendersi il pallone e probabilmente può avviarsi a chiudere la gara i Frassati. Passaggio verso Spizzichini, in avanti per Mariani che manda a vuoto il Perez, ma comunque riesce a intervenire. C'è un fallo da parte di Gabrieli quando mancano 23 secondi. Ha
allungato il cronometro in meta, ma giustamente bisogna compiere un'impresa con 7 punti a 23 secondi. De Pippo deve metterne dentro 2, perché no, magari sbagliarne uno e mettere dentro a 2, quindi così può recuperare 3 punti. Due tranquilli, dice De Pippo, anche perché non c'è rimbalzo, quindi deve metterne 2 su 2 e poi prendersi il pallone al lato. De Pippo si tiene attaccata la partita in meta mentre termina la gara di Gabrieli, e qui De Pippo sbaglia il primo libero e ha un'altra disposizione, ma giustamente i punti bisogna farli. Se vuoi risalire la china, ne fa uno solo De Pippo, e palla al lato per Norbedo, che potrà far ripartire il cronometro con questo passaggio verso Cota. Bisogna cercare di tirare e prendere fallo. Cota per Norbedo, cerca il tiro da 3 dentro il pallone. 74-77, time out. 3 punti di distacco e 15 secondi, finale per i deboli di cuore. Meta vuole rimanere attaccato e, perché no, spingere all'overtime questa gara. Ce ne potrebbero essere i presupposti, ma ovviamente nel mezzo c'è il Frassati, che adesso giocherà con il cronometro per scaricarlo il più possibile. Un pallone in mani ospiti significa chiudere la gara. E il pallone lo ha il Frassati adesso. Dovrà giocarlo la squadra di coach Casadio. Meta quindi deve cercare o il fallo, o perché no, di recuperare un pallone imprevisto. È un'impresa in salita. Tutto può succedere. Pallone per Camillucci. La giocata praticamente non scarica il cronometro. C'è il fallo su Moscianese. Camillucci. È giocato da Mariani. Cota non riesce a intervenire per poco e qui commette fallo. Credo la Mura, che ha avuto la peggio in questa fase concitata di gioco. Palla al lato, Camillucci. Nulla di grave per la Mura. Camillucci la gioca lui. Norbedo commette fallo su Mariani. 7 secondi. Riesce però a riprendersi il pallone in meta. Non è ripartito il cronometro ancora. Sfera battuta su Spizzichini, il dai e vai. Palla sbagliata, De Pippo. Bisogna tirare dalla lunga distanza, non trova il canestro. La gara si chiude qui, 74-77, non è riuscito il meta a compiere l'impresa, si arrende a un ottimo Frassati, meta che comunque ha dimostrato buone cose, anche se
ha avuto qualche laguna in fase difensiva, ma dovrà lavorare ovviamente Cardinale per impostare il proprio gioco sui ragazzi formiani. Io ringrazio Tiziana Palombi, l'esterna 2 di Telegolf, in linea che va sul parquet per il post gara. Francesco Coda, perdere di 3 punti in una gara del genere fa male, ma purtroppo alla fine chi la mette più volte dentro vince. Sì, fa male fino a un certo punto, loro sono stati bravi a far canestro, e gli arbitri ci hanno messo come al solito il loro, come sempre al solito succede in queste partite, purtroppo è andata così. È un meta che torna dopo la sbornia della Coppa, vi è mancato forse quel pochino in più per aggiudicarvi una gara che in campionato neanche qualche giorno prima vi eravate preso a Petriana. Sì, ci è mancato negli ultimi 3 minuti l'aggressività che avevamo dato durante la partita e questa è stata un po' la pecca, però penso che la squadra sta lavorando bene durante la settimana, noi questa settimana dobbiamo lavorare per la prossima. Si chiude il girone di andata, si chiude almeno per quanto riguarda le partite casalinghe, avete ancora una gara in trasferta sul campo del Grottaferrata, un bilancio di questo girone d'andata? Vabbè, un bilancio alla fine positivo, che meno male siamo tra le prime 8, stiamo lottando per i playoff, ora cercheremo di fare un girone di ritorno ancora meglio. Francesco, tra i migliori 5 di questo girone d'andata sicuramente hai il rischio di entrarci, ma che girone di andata è stato per te? Ma per me è stato un buon girone d'andata secondo il mio punto di vista, ovviamente i miei compagni mi hanno permesso di fare anche questo, quindi il merito va anche a loro. E spero di continuare come ho fatto nel girone di andata, spero che continui ad andare così e noi continueremo comunque a lavorare. Grottaferrata, per chiudere questo girone bisogna cominciare subito a riprendersi i punti. Sì, noi li abbiamo già affrontati in Coppa Lazio, sappiamo chi sono, sappiamo come giocano, adesso dobbiamo solo lavorare in settimana e dare il nostro meglio, anche se abbiamo soltanto lavorato una settimana col nuovo allenatore, però i miglioramenti ci sono stati. Adesso aspettiamo Grottaferrata e lavoreremo in settimana. Coach Casadio, una bella gara, vinta di 3 punti, ma potremmo dire così, questo era un playoff anticipato. Ma sicuramente credo che sia stata una buona partita per tutte e due le squadre e sono d'accordo sulla definizione di playoff anticipato, perché credo saranno due squadre che penso che fino alla fine potranno restare diciamo nei piani alti della classifica. Sicuramente una partita non facile su questo campo, quindi diciamo che per la vittoria sono doppiamente contento, perché è venuto veramente contro una squadra che ho visto bene e che quindi non era facile venire qui e vincere una partita, soprattutto post pausa natalizia e tutto il resto, insomma. Chi non mastica basket legge Frassati e dice ma da dove vengono? In realtà dietro c'è una realtà cestistica come quella di Ciampino, che lo scorso anno vi ha portato a vincere a mani basse un girone di C-Gold e quest'anno vi sta facendo di nuovo volare in C-Silver. Allora, ti ringrazio per la domanda, perché in effetti in tanti ogni tanto ci chiedono, qualcuno confonde pure il nome. E invece dietro, hai detto bene te, c'è tanto lavoro, tanta passione da una società che viene sicuramente dal basso, viene da una realtà locale di ragazzi e noi sono contento perché tutti i ragazzi della squadra sono diciamo o della zona di Ciampino o comunque cresciuti nel settore giovanile o vicino della zona, quindi è un po' uno specchio di quello che adesso il territorio può offrire e sono contento. In più sono contento per tutto quello, il percorso che giustamente hai sottolineato te, che è stato fatto dal basso per arrivare in questa categoria che veramente solo qualche anno fa penso fosse insperata
per questa società, quindi sono contento di questo. Un bilancio di questo girone di andata, la chiuderete in casa contro Lazio, ma secondo me è più che positivo. No, sì, anche se devo dire il girone è talmente tanto equilibrato che non credo che abbia dato grosse indicazioni ancora di... C'è tanto, ci sono tante squadre in grado di, secondo me, di poter arrivare fino alla fine e giocarsi tutti i posti, perché veramente nulla credo che sia ancora delineato, definito per tutte le posizioni di classifica, quindi sono contento, ma la strada è non lunga, lunghissima. Una battuta la spendiamo per la gara con Lazio, che sicuramente sarà una gara da prendere con le dovute precauzioni. Sì, no, loro ormai l'abbiamo visto durante tutto il girone, sono una squadra ostica, tignosa, che mi sembra anche dai risultati abbia messo in difficoltà tutte le squadre, anche quelle con cui ha perso e anche di alta classifica, se l'è sempre giocata fino all'ultimo, quindi è una partita assolutamente da prendere con le dovute precauzioni, perché è una squadra che temo molto, ecco. Allora, in bocca al lupo, e chissà, forse ci rivedremo in primavera. Crepi, grazie, la speranza c'è, penso, da parte di tutti quanti, insomma. Coach Cardinale, una sconfitta di 3 punti contro un Frassati che però ha messo giù una bellissima prestazione. Ma sicuramente se loro giocano in questo modo, con queste percentuali, voglio dire, viva Dio, insomma, perdere ci sta tutto. Noi chiaramente li abbiamo anche agevolati in alcune rotazioni difensive e lì dovevo lavorare tantissimo, perché i ragazzi devono assimilare alcuni concetti sul tipo di difesa che io voglio, perché erano abituati a fare un cambio sistematico e a lasciare i mismatch sotto canestro. Adesso si sbilanciavano, non si aiutavano tra di loro. In alcuni momenti si è visto il tipo di lavoro che stiamo facendo, praticamente è una settimana che sto qua, e i ragazzi cominciavano a raddoppi, cominciavano a spingere, cominciavano a tirare, e loro avevano difficoltà e buttavano i palloni fuori praticamente. Ha praticamente bruciato la mia seconda domanda, perché proprio lì volevo battere. Il Formi ha pagato gli errori difensivi e la mancanza di tiri dal perimetro. Ma più che altro è la scelta dei tiri dal perimetro, perché quando abbiamo fatto rotazione di palla, abbiamo fatto un buon giro di palla, palla dentro e palla fuori, abbiamo fatto canestro. Ci sono state delle scelte errate di tiro, dei tiri molto forzati praticamente, che alla fine poi hanno condizionato, come hanno condizionato alcuni tiri, cioè una percentuale di tiro anche negativa nei primi 2 quarti, dove eravamo molli, eravamo troppo molli e quindi non spingevamo questa palla. È un Formia che dovrà subito chiudere questo girone di andata, è una squadra che sarà impegnata almeno al momento nelle prime parti della classifica e andrà contro il Grottaferrata, squadra che ha incontrato nella Final Four di Coppa. L'ho vista, è una bella squadra, ma noi non dobbiamo temere nessuno, noi dobbiamo temere solo noi stessi. Se mettiamo questa intensità e col rientro di Rodriguez, sicuramente avremo un tipo di squadra con delle altre bocche da fuoco, delle altre soluzioni di gioco. A Grottaferrata andiamo lì dopo un'altra settimana di lavoro e quindi vedremo sicuramente, spero, un'altra, meno errori sia in attacco che in difesa. Poi il nostro obiettivo è arrivare ai playoff nella migliore posizione possibile e con quanta più benzina in corpo, e quindi poi giocarci contro tutti. È un allenatore abituato a lavorare con i giovani, è un dogma che neanche qui a Formia lascerà. Assolutamente. Io amo la pallacanestro del corri e tira, o meglio, corri, pensa e tira. I ragazzi devono imparare a leggere, devono imparare a leggere tutte le situazioni, devono imparare a scrivere. Allora, in bocca al lupo. Dobbiamo arrivare. Grazie.